La questione dei divorziati risposati e del loro accesso ai sacramenti è quella delle persone con tendenze omosessuali. Sono stati questi in sintesi i temi principali al centro delle relazioni dei circoli minori sulla terza parte dell'Instrumentum Laboris. I documenti presentati nella sala stampa della Santa Sede hanno messo anzitutto in evidenza la volontà di accompagnare e accogliere le famiglie ferite secondo una pedagogia della misericordia che eviti atteggiamenti settari e sposi la pastorale con la dottrina senza annacquarla. All'incontro con i giornalisti erano presenti il cardinale Reinhard Marx, presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, il cardinale Daniel Fernando Stur, l'arcivescovo di Montevideo in Uruguay, e l'arcivescovo Eamon Martin, presidente della Conferenza Episcopale Irlandese. Spero che il sinodo non resti a porte chiuse, ma sia aperto alle persone, ai giovani che vogliono sposarsi, perché io dico sempre, quando affermiamo noi siamo con voi, anche nei momenti di difficoltà, anche quando si sbaglia, questo non vuol dire distruggere l'indissolubilità del matrimonio e nemmeno la voglia di sposarsi, anzi, le rafforza, è l'opposto. Quando le persone decidono di rimanere unite, noi speriamo che il loro sogno si realizzi. Secondo me, questo vuol dire facilitare loro il percorso ed è un messaggio molto importante che deve dare il Sinodo. Il porporato ha poi aggiunto che il gruppo di lingua tedesca ha avanzato una proposta per i divorziati risposati per accompagnare il loro percorso e magari arrivare a una riconciliazione con la Chiesa. Riguardo le persone con tendenze omosessuali, i 13 circoli hanno ribadito la necessità di accogliere tali persone senza discriminarle, respingendo tuttavia l'adozione di bambini per le coppie omosessuali e l'equiparazione tra il matrimonio e le unioni gay. Sono stati poi analizzati gli aspetti positivi dei matrimoni misti nel contesto del dialogo interreligioso, così come è stato chiesto di avere maggiore attenzione ai padri separati o divorziati, spesso nuove vittime della povertà, e di apprezzare il coraggio delle donne vittime di violenza che decidono di dare alla luce i loro figli nonostante i pregiudizi sociali. Tutti temi di grande attualità messi a fuoco secondo i colori dei singoli paesi di appartenenza. Uno de los elementos que se habló mucho. Uno degli elementi dei quali si è parlato molto, perlomeno nel mio gruppo, ma anche in aula, è stato quello dell'ideologia di genere. Anch'io, da parte mia, sento di essere latinoamericano, ma anche di provenire da un paese come l'Uruguay, che, essendo il più piccolo dell'America Latina, è un paese speciale nel contesto di quel continente, ovvero è un paese molto secolarizzato, dove il divorzio è stato legalizzato nel 1907. L'aborto è stato approvato nel decennio del 1930, sebbene sia stato poi penalizzato, e oggi negli ultimi anni è stato depenalizzato, e dove si è anche approvata prima di tutto l'unione di persone dello stesso sesso, e ora il matrimonio tra individui dello stesso sesso. Passando in rassegna esperienze, idee e proposte, i padri sinodali hanno soprattutto evidenziato la convergenza degli intenti nel sostenere e accompagnare un'istituzione tanto fondamentale per la Chiesa e la società. Questo sinodo, come ha spiegato con chiarezza Papa Francesco sabato, non è altro che una ricerca di sinergia, costruendo su esperienze, lotte, difficoltà e speranze dei vescovi di tutto il mondo che si riuniscono. Ho avuto questa sensazione ieri pomeriggio, mentre i vari circoli minores leggevano i rispettivi rapporti. Ho avvertito un senso di convergenza che non deve per forza significare che tutti i partecipanti all'interno dell'aula pensino o insegnino esattamente allo stesso modo nei loro ambiti pastorali. Ma quella convergenza si avvertiva intorno a Papa Francesco, quella convergenza, quella sinergia e il senso del nostro lavoro. That synergy and that sense of what we are about.